Buongiorno e buon sabato. Sta nevicando. Di nuovo io continuo a dire che non so se lo vedranno. Secondo te riesci a farlo vedere che nevica? Sta nevicando. Un pochettino. Vediamo sulla parte scura, sì. Ragazzi, sta nevicando. Comunque lo sanno che devono credermi sulla parola. Sta nevicando. È sabato e sono le 11 del mattino. Ragazzi, è una sensazione bellissima di nuovo, questa volta però con il giorno, quindi con il mattino. E venite a vedere il panorama insieme a me, perché io quel giorno non l'ho ancora visto. Vabbè Marco, ma guarda come viene giù la neve. Cioè Marco, renditi conto di come viene giù. Quello è il lago di Lucerna. Quello è il lago di Lucerna e là in fondo ci sarà Lucerna che poi andiamo a vedere. Ma ragazzi, ma non rendi che tanto che sta nevicando. Cioè noi due volte ci abbiamo fatto un weekend sulla neve e due volte vediamo nevicare. Questo è un culo immenso per quanto mi riguarda. Perché per me è una cosa inaspettata, inusuale ed emozionante. Ragazzi, nevica! Guardate quelle montagne là come sono tutte bianche, però in realtà qui, ma oggi avevano dato neve, eh? Oggi avevano dato neve, e però, e infatti questa, da ieri sera la temperatura è rimasta dallo 0 al meno 3, però onestamente davano il 20% solo di probabilità di neve e allora ho detto vabbè andata, cioè nel senso non tanto, non è che, però sinceramente la sensazione che sta nevicando, sì, sono contentissima. Allora, fateci caso al mio ciuffo che sembro tutti pazzi per mare, però sì, amore, vuoi andare nell'angolo? È bello che si ferma tutta in testa la neve, non so se la potete vedere. Dalla mia testa la potete vedere la neve. L'ho fatta scura apposta perché così era più facile farvi vedere la neve e si appoggiava sui capelli, ragazzi. Ragazzi, ringraziatela Miki. Adesso andiamo in quell'angolo là a fare foto. Belinga, adesso viene di brutto. Amore, viene di brutto adesso. Sta nevicando di brutto. Sì, adesso sta nevicando di brutto. A riuscire manderà a Lucerna poi? Penso sì. Ragazzi, sta nevicando di brutto. Ragazzi, viene giù di brutto. Viene giù di brutto. Ragazzi, viene giù di brutto. Ah, questo è il costumino che poi volevate vedere da bambina dell'Adidas, insomma, ce l'ho, ci sta, è molto carino, ma no, poi ve lo farò vedere. Ma ragazzi, ma sta venendo giù di brutto ed è bellissimo. Perché mi viene sta voce da trans? Ma no, ma perché voglio parlare pian piano, però poi nello stesso tempo vorrei urlare e poi però mi dicono di tutto gli altri. E ma ragazzi, viene giù di brutto. Sta nevicando. Adesso però facciamo la foto. Ok, è calata la neve. Quindi si sta nevicando proprio appena che diciamo che è quasi impercettibile. Però continua un pochettino. Non, dai, i miei capelli non si vede più niente. Però insomma, continua un pochettino. E cerco di non bagnarmi i capelli, ma ormai tra la neve e tutto. Ok, sono sempre qua nel mio angolo dove si vede il lago di Lucerna e i monti. E è tutto molto bello, però ora vogliamo andare a fare colazione. Marchetto è lì nel litro. È lì nel litro, però adesso vogliamo andare a fare colazione e questa è la struttura. Non so se ve l'ho fatta vedere perché ieri sera era notte. E quindi questa è la struttura. E la nostra camera è lì al piano primo con tutto il terrazzone. Comunque,
Adesso la nostra intenzione è andare a fare colazione e tra l'altro ragazzi, dito dite, la colazione in questa villa è fino alle 2 del pomeriggio, quindi è una cosa veramente strabiliante, però nonostante appunto sia contenta di questa cosa, non possiamo attendere le 2 del pomeriggio perché comunque sennò non riusciamo a vedere un po' Lucerna, un po' costeggiare il lago e quindi niente, vogliamo comunque andare anche perché non so che ore sono, ma saranno di giorno sicuro. E quindi insomma vogliamo andare anche perché vorrei anche tornare per il tramonto, anche se è nuvolo, magari non si vedrà niente, però insomma prima che venga buio per riemergermi nella piscina. E gli orari non so se ve li ho detti, comunque gli orari della piscina sono dalle 6:30 del mattino fino alle 10:30, non mi ricordo, o 10:30 di sera. Quindi insomma vorrei tornare, però con il buio l'ho già fatto e comunque il panorama non si vede tantissimo, cioè non si vede niente il panorama. Quindi insomma vorrei tornare prima che faccia buio. Che bello! Che bello! Adesso che continua a nevicare un pochettino di più. Un pochettino a nevicare. Sì, poi mi gira la testa. Poi mi gira la testa. A lui è sempre fisso dentro le bolle. Lui è fisso dentro le bolle, invece adesso lo solletico poi dopo un po'. Ciao! Adesso casina è uscire, ma io faccio andare avanti, lui mi faccio prendere l'asciugamano. Nell'oscuro lo vedete? Un po' di più? Vedete qualche fiocco ogni tanto? Qui che cade? È un casino. C'è qualche fiocco ogni tanto? Vuoi stare ancora? Ma per me possiamo andare. Vuoi fare la pappa? Andrei a fare qualcosa la pappa. Cavolo rosso? Sì. Cavolo rosso, cannella e? Cavolo rosso, cannella e? Non lo so. Tieni. Fai solo quella d'arancio. Questo è naturale. Ma questo è mango, Marco? Sì. Era mango. Cercavo il miele, mamma. Sono il primo. No, non lo so. 40? No. Mm-hmm.
Bello come va a essere, vado di sera con tanto a mezzogiorno. Un po' così. Un po' così buono. No? Ok. Buon appetito. Grazie. Io sono top. Mi sembra che già ci siamo andati di più. L'unica cosa che non abbiamo preso sponge. No, vabbè, non lo so, così poi la tosta insieme, però. Eh? La sua d'arancia. Vabbè, uguale. Ce l'ho in camera. Siamo usciti dall'hotel e stiamo facendo la strada. Però dice più grave. Che va giù, ecco, ci siamo già persi. Ma forse dentro di lì? Ma lì dice che è chiusa, eh? Ma è sbagliato strada. Ma è chiusa, mo. Devi far fare sta qua. Amore, il tonton a volte sbaglia. Cosa è scritto lì per te? Che non va bene, Marco. Lì è la nostra Villoneg. Abbiamo cambiato strada da dove c'è il divieto, non ci rischiamo di farla. E quindi facciamo la strada che abbiamo fatto all'andata, che quindi conosciamo, anche se fosse lunga di un pochettino di più, almeno siamo sicuri. E andiamo giù a scendere verso il lago.
Nein, das würde jetzt kehren. Und dann noch nimmt es ein paar Leute mit. Und dann würde ich wieder eine Runde drehen. Rinevica. Rinevica. Cini. Rinevica. No. Let it snow, let it snow, let it snow. No. È una bella neve che rimane questa. Ma sì, però no, questo si vede una cosa. Bianco Natale, tu vieni. Che faccina vuoi guardare in alto? La neve. Andiamo là e facciamo quel ponte lì, che è il ponte più antico. Il ponte più antico d'Europa, qualcosa del genere. Guanti. Allora funzionano, ma a me mi sono enormi e quindi è un casino, perché ovviamente è sull'estremità il touch. Ma la vedi che in foto? Ma dove si vede? Sento. Secondo me è scenografico mentre sta nevicando. Vabbè, sì.
Sempre. Com'è, amore? Stiamo facendo la via dello struscio lucernese, sì, il lucernese. In questo momento non nevica più e insomma sembra che ci sia anche un po' uno spizzico di sole. Cioè, sole è un parolone, però insomma non più così scuro. C'è sempre festa di bande e tamburelli, immagino per sempre i cortei di carnevale che abbiamo visto, una parte che abbiamo visto. E ci sono i saldi anche qui in Lucerna. E abbiamo visto quelle cose così, ma bella quella borsa. Vedete che bella la borsa così? Con il pelo? Vai a vedere, amore, alza la borsetta! Guarda! La vedete con l'unicorno? Abbiamo preso quella borsetta lì con due pile da 10 euro che ho detto vengono sempre bene, insomma, due pile, perché io ho tutti quelli della Decathlon praticamente, tranne questo qua maculato che è di OVS. Tutti gli altri ho pile della Decathlon, quelli basici da 3 euro mi sembra, che ne metto uno sopra l'altro, sovrapposti, sono leggeri, tengono caldo e sono neri, quindi non mi fa problema, vanno bene su tutto. E continuiamo a fare un po' il giro, però sono sincera che preferisco stare lassù, sul cucuzzolo della montagnetta, nella pace e nella tranquillità. Vengo giù, mi stresso di più. Però mi dispiaceva non visitare Lucerna, allora sono contenta, però adesso tutto questo carnevale, questi negozi, voglio andare via, voglio andare su Cucuzzolo! È come ad Amsterdam, la bloccano, no? È molto similare ad Amsterdam come cittadina, me la ricorda un sacco. Ovviamente è molto più piccola, molto, però molto simile ad Amsterdam, vanno tutti in giro in bicicletta. C'è un po' quella cosa nordica, c'è il lago che
che sembra con tutti i ponti, che sembrano i canali, con le casette così. Sembra molto Amsterdam. Di là, quindi andiamo su quella con l'altro là, amore. Dove? Di là? Dalla direzione di là, è dritto a te. Che è detto? Perché sono di là, amore mio. Non vedi? Vedo che ci sono solo nuvole nero. Nuvoloni, madonna. Non è che vedo travolto. C'è un sacco di gente. C'è un sacco di gente. E anche sabato. Siamo qui aspettando il tramonto. Siamo qui. Cioè tramonto, che non so, con queste nuvole. Non sarà un gran tramonto. Ma sono con il mio costumino di Primark da bimba. E sì. Questo non è la piccola. Sì, ma quello è scomodo, non mi piace. C'è un casotto di gente, col fatto che magari è sabato, col fatto che non lo so, però c'è molta ma molta gente, ma in piscina neanche tanto, sono tre coppie, ma più che altro sono là nei lettini. Infatti noi abbiamo appoggiato gli accappatoi su un tacchino, un appendiabiti, un appendicosi, e siamo venuti via. Noi non ci interessa stare lì sui lettini, però probabilmente c'è la gente che non è neanche uscita oggi, è il suo giorno, che è qua da stamattina. Noi invece siamo andati giù a Lucerna e adesso io però ho fame, sono qui che vedo hamburger da tutte le parti, cose da tutte le parti, ma non ho mangiato qui, cioè in camera c'ho anche i cracker e le cose, perché ho detto per venire a fare il bagno qua, che l'acqua è calda, però aspetta, sto seccando la mano per tenere l'icon. E quindi sto qui, però penso solamente a mangiare qualcosa, c'ho proprio fame. Com'è? Come si sta? Mi relax. Che vedi come le acciughe che frigano? Tramonto. Questa che avevamo dato visto. Merenda, Dairy King, ho mangiato già un pacchetto di cracker e ho bevuto un succo d'arancio.
Quindi merenda, abbiamo fatto sauna, piscina prima. Adesso siamo cotti. E merenda perché ci faccio più. Ho detto come se fosse un aperitivo. Poi io impazzisco per il latte. Quindi adesso dobbiamo pensare, sto sputando, alla cena. Devo aver mangiato il piccolo, faccio sempre, che mi piacciono troppo, quindi ingoio. Non male che non mangio il nostro piccolo andato.